Simone Sbardella, responsabile dei veicoli speciali di Mercedes-Benz Trucks Italia. È un'addizione molto lunga, lunga è anche la strada magari che ci porta all'idrogeno, ma sulla quale Mercedes sta già lavorando attivamente, concretamente, lo abbiamo sentito. Però se l'idrogeno è il prossimo futuro, l'elettrico è già una realtà che Mercedes è la concretezza. È sicuramente la nostra gamma con la soluzione BEV, Battery Electric Vehicle. È quello che stiamo studiando per dare la possibilità ai nostri clienti da domani, su tutta la gamma, di avere una soluzione pronta per continuare a fare i servizi in alternativa ai veicoli con il motore endotermico tradizionale. C'è competitività, cioè l'elettrico è una tecnologia effettivamente fruibile già oggi? Penso di sì, perché se Mercedes l'adotta sulle Actros, quindi trasporto distribuzione stradale, sulle Koenig e anche, non dimentichiamolo, sul piccolo, agilissimo, sul cucciolo della famiglia, che è il Canter Fuso. Ma guardi, noi abbiamo una chiara strategia nell'utilizzo dell'una o dell'altra soluzione. Quando dico dell'una e dell'altra, parlo di soluzione full electric, batteria e idrogeno. Per noi la soluzione ideale per breve medio raggio è senz'altro la soluzione a batteria. È chiaro che per certi tipi di trasporto invece abbiamo scelto già oggi di sviluppare la soluzione a idrogeno, perché per lunghe percorrenze non è fruibile la soluzione elettrica con batteria, ma dobbiamo andare su un altro tipo di soluzione che ci consente di fare un rifornimento più agevole sia in termini di rete sia in termini di tempi di riempimento, perché è ovvio che non, per chi deve fare una lunga distribuzione c'è un'esigenza frequente di refill, di rifornimenti, e non è accettabile di dover sostare magari un'ora, due ore per fare una ricarica di batterie. Per cui per quel tipo di soluzioni lì, per quel tipo di esigenze lì, stiamo guardando già all'idrogeno e abbiamo già delle macchine in sperimentazione. Non parliamo di un futuro lontanissimo, parliamo di un futuro, anche in questo caso, anche per l'idrogeno, molto concreto. Le prime sperimentazioni ci sono. Il primo step, quello, come dicevamo, è però batteria su tutta la gamma, elettrico con batteria su tutta la gamma, per utilizzi in questo momento prevalentemente cittadini a medio raggio, e senz'altro la raccolta rifiuti è uno degli ambiti ideali per l'utilizzo di veicoli a batteria. Io ho detto che l'elettrico, ultima domanda, è già disponibile da subito, ma è veramente così? Il cliente può recarsi presso i dealer per Mercedes della Stella e ordinare i veicoli? È già possibile ordinare, per Actros è già possibile fare contratti, per Koenig a strettissimo giro, cioè c'è un 6 mesi di differenza fra una consegna di e Actros è una consegna di Koenig, perché per Koenig ci siamo presi dei tempi leggermente più lunghi per la messa a punto di quelle peculiarità che sono tipiche della raccolta rifiuti, frequenze di quei dispositivi che servono ad ottemperare la normativa EN 1501, che sono, come dire, aspetti di sicurezza per gli operatori della raccolta rifiuti. E ci impongono di fare degli ultimi affinamenti nell'utilizzo di questa tecnologia, ma insomma siamo prossimi anche con la possibilità di vendere Koenig. E con il Canter, ultimissimo telegrafico? Con il Canter siamo, dobbiamo avere ancora un po' più di pazienza, saremo disponibili i primi mesi del 2020, fine 2022, primi mesi del 2023 con la soluzione elettrica. Grazie a Simone Sbardella. Grazie a voi.